Bosco, il primo pensiero immagino oggi sia rivolto all'amico Moras. Sì, sì, ma comunque non è... noi dobbiamo essere in questo momento vicino al nostro amico Lele, perché purtroppo queste cose succedono nella vita, però anche lui deve essere forte in questi momenti. So che non è facile, però nella vita devi andare sempre con testa alta. Passato non si può mai cambiare più, per quello noi dobbiamo dare una mano a lui da quando torna per recuperare tutto quello magari che è perso a livello mentale. Poi dopo dico che non è facile, però noi siamo vicini a lui 100%. Cosa mi dici dopo questa seconda amichevole? Sei andato in gol anche oggi, insomma le tue gambe girano già mille. Ma va bene, comunque sono partite molto difficili per giocare, perché si allena troppo, non abbiamo avuto neanche un giorno libero, si allena due volte al giorno, si corre tanto, si fa tanta forza, palestra, tanta palla, allora è normale che le gambe non girano come diciamo quando inizia il campionato, però ripeto, noi abbiamo bisogno di queste partite perché ti aiutano per prepararci ancora di più. Quanto sei contento di essere rimasto a Verona? Me lo dicevi già a fine campionato scorso che la tua ambizione, il tuo obiettivo era quello di rimanere a Verona, è arrivata questa sospirata firma, insomma tu ti confermi pilastro di questa squadra. Sì, sì, io sono contento e felice di essere qua ancora 2 anni, speriamo. Ho fatto una scelta, ho parlato tantissimo con la mia moglie e con la mia famiglia, perché purtroppo adesso ho 2 figli e devo pensare prima a loro e poi altri e poi a me. E noi abbiamo tutti e due, io e mia moglie, abbiamo deciso di stare ancora 2 anni qua, perché qua mi sento veramente bene come a casa. Poi ho 31 anni, mi sento ancora pronto, posso dare ancora tanto per questa squadra, e non mi sembrava giusto di andare così facile fuori da Verona, perché ripeto, sto bene qua. Bosco, il tuo anno, Bosco! Questo è il grande Luca, e volevo proprio farti l'ultima domanda. Insomma, abbiamo questo eterno giovane Luca Toni, e ne è arrivato uno che invece ha una carta d'identità, per sua fortuna, è molto più giovane. Battuta a parte, parliamo ovviamente di Pazzini, oggi Toni Pazzini insieme. Cosa mi dici? Sì, sì, ma comunque mister ha deciso di giocare con loro due, con Juanito. Sono tutti e due grandi campioni, e hanno dato tutto per calcio italiano. Noi speriamo che devono essere utili tutti e due per questa squadra in futuro, perché ripeto, sono giocatori importanti. A fine chi gioca non lo so, noi dobbiamo pensare prima alla squadra e dopo ai singoli, perché mi sembra giusto così, e fare più punti possibili quest'anno. Poi dopo chi segna, chi gioca, chi è meno importante. Obiettivo salvezza, che sia sì, ben chiaro. Sì, certo, l'obiettivo è di giocare bene e fare più punti possibili. Poi dopo più avanti ne parliamo. Comunque non è neanche giusto di fare tante promesse a questi tifosi, perché è giusto così, di essere con piedi a terra. Grazie.